Eccoci in un nuovo tutorial dedicato ad Arcadia e vediamo adesso, una volta definito quello che è il progetto, la planimetria di progetto per piano terra e piano primo, vediamo come procedere a creare quelle che sono le viste di sezione e quindi anche dei prospetti. Prima di tutto, quindi andiamo sul menu Vista e andiamo su Crea sezione. In questo modo il programma ci chiederà di poter andare a definire quella che è la linea di sezione. Faremo una linea di sezione, quindi andiamo su proprietà della linea di sezione, scegliamo la tipologia della sezione, descrizione iniziale e descrizione finale. Una volta che abbiamo accettato che sia correttamente appunto impostato quelli che sono i parametri della sezione, andiamo a tracciare la linea di passaggio da questo punto F8 a quest'altro punto. Ok, scegliamo l'orientamento e la direzione della linea della sezione e poi ci chiederà di come poter andare a inserire quella che è la vista di sezione. Automaticamente mi ha creato quella che è la vista della sezione che abbiamo delimitato. Per poter procedere poi anche a qui sulla gestione di progetto, vediamo anche quello che è la visualizzazione appunto della sezione in scala. Tasto destro proprietà della vista, possiamo procedere quindi a scegliere quella che è l'unità di misura di disegno. In questo modo possiamo scegliere quindi, ad esempio, unità di misura in metri e andare a definire quello che è il livello di dettaglio della sezione. Quindi automaticamente viene scalato l'unità di misura in metri e quindi abbiamo la nostra sezione. Il discorso dell'unità di misura vale anche per il ripiano di progetto delle planimetrie. Continuiamo a costruire un'altra sezione, quindi ci portiamo di nuovo sul piano terra e andiamo a fare un'ulteriore sezione longitudinale. Quindi andiamo sempre dal menu Viste, Crea sezione e creiamo una nostra linea di sezione da questo altro lato e cerchiamo appunto di prendere verso sinistra. Inseriamo appunto gli assi della vista, anche in questo caso andiamo sulla scheda gestione progetto, sezione trasversale VB e andiamo praticamente a tasto destro proprietà vista a definire quella che è l'unità di misura in metri. Una volta fatto questo, possiamo procedere quindi a selezionare eventualmente anche altri alcuni elementi e soprattutto possiamo quindi anche andare nelle proprietà dell'oggetto, in questo caso lo spessore, e andiamo a scegliere anche quelli che sono gli spessori di visualizzazione delle linee. Vediamo infatti, vedete, io mano a mano la sezione è dinamica, io posso tranquillamente andare ad agire sui singoli oggetti e elementi per poter quindi optare quelle che sono appunto le varie caratteristiche. Fatto questo, possiamo procedere anche a fare una sezione di tipo 0. Allora possiamo andare nel menu Vista oppure anche inserisci quindi una sezione profondità 0, oppure andare su dove già ho disegnato la mia sezione, la seleziono, proprietà e vado quindi a dire profondità 0. La profondità 0 è nient'altro che il taglio effettivo che ottengo praticamente sul passaggio della linea, lungo la linea. Quindi andiamo a vedere la sezione AA, difatti vedete mi ha tagliato perfettamente dove è il passaggio della mia linea. Se voglio tornare appunto nelle condizioni di prima, essendo dinamica, doppio clic, profondità 0, ok, la vado a tagliare e lui si va a rigenerare rispetto a come io avevo creata precedentemente. Posso anche andare a definire quella che è una sezione con una linea di sezione spezzata. Quindi in questo modo, per esempio, clicco col tasto, scelgo il punto dove voglio inserire il mio punto di spezzata e a questo punto vado a definire aggiorna vista di lavoro. Vedete, mi si è aggiornata anche la vista e quindi ho ottenuto come risultato questa visualizzazione di taglio. Ovviamente anche in questo caso, andando sulla linea di sezione, posso tranquillamente andare a cliccare profondità 0 e quindi a tagliare di nuovo quella che è la mia sezione. Inoltre, posso procedere doppio clic sulla vista di sezione, fare rifacimento della figura per separare quindi quella che è la dinamicità della mia sezione in modo da poter poi
convertirlo in formato praticamente CAD e quindi poterlo gestire tranquillamente come se fosse appunto un disegno classico DVG. Ultima cosa relativa alle sezioni, ovviamente essendo sezioni dinamiche come abbiamo visto prima, io posso anche spostare la linea della sezione in modo da andare a creare quelli che sono i prospetti. Ad esempio, clicchiamo la linea su questo lato esterno che è rivolta verso il lato sinistro, eccolo qui, e vedete, mi ha creato automaticamente quello che è un prospetto della vista del mio fabbricato, della mia costruzione.